Salve a tutti e benvenuti in questa nuova video ricetta. Quest'oggi andremo a preparare i dorayaki. I dorayaki sono un tipico dolcetto giapponese e nel loro interno i giapponesi mettono una cioccolata di fagioli abbastanza buona che ho fatto, ma io ho messo la nocciolata. Sono ottimi per la colazione oppure per la merenda. Andiamo a vedere subito subito gli ingredienti. Abbiamo bisogno della nocciolata, una bustina di vanillina, un cucchiaino di lievito per dolci, 75 g di farina, 40 g di zucchero, un uovo e 5 cucchiai di acqua, ovviamente zucchero a velo per spolverizzare. Iniziamo! Vado subito a sbattere l'uovo con lo zucchero ed emulsiono tutto, insomma, e vado a fare un bel composto molto spumoso. Aggiungo la farina, io ho utilizzato della farina di Kamut, e poi vado ad aggiungere anche un cucchiaino di lievito per dolci. Vado ad emulsionare il tutto con la mia frusta e aggiungo i 5 cucchiai di acqua. Ricordatevi anche di mettere la bustina di vanillina che io non ho mostrato. Vado ad ungere bene la mia padellina antiaderente con dell'olio. E vado a versare l'impasto formando appunto i miei dorayaki, che comunque sono molto molto simili a dei pancake. Mi raccomando, cuoceteli a fuoco lento e quando si formeranno le bollicine, proprio come i pancake, andate e girateli. Cuoceteli a fuoco lento perché li stavo carbonizzando praticamente. E continuo così finché appunto non finirò l'impasto. Ok, dopo aver giocato al gioco delle coppie, quindi aver trovato tutti i compari dei nostri dorayaki, li vado a farcire con la nocciolata. Io ho scelto di utilizzare la nocciolata Arigoni perché è buonissima, ragazze. Se non l'avete assaggiata, dovete assaggiarla perché è qualcosa di fantastico, veramente. E ci spalmo dentro tutta appunto la nocciolata, la spalmo bene bene e poi vado a chiudere i miei dorayaki. Sopra ovviamente non può mancare lo zucchero a velo per renderli ancora molto più belli e ovviamente più buoni. E sono prontissimi da mangiare. Quindi non mi resta che dirvi buona colazione o buona merenda. E per restare aggiornati ricordate di seguirmi sui social. Ciao!